ragazzo, questo uomo giovane, è stato torturato a morte per più di ore e in maniera scientifica. Volevano estorcergli delle informazioni che evidentemente non aveva. Si tratta di un corpo autorizzato a fare questo, che gode della impunità completa, perché se si trattasse di episodi di criminalità comune, l'Egitto avrebbe già assicurato alla giustizia. Uno spacciatore sicuramente non sta lì a uccidere in quel modo. La reticenza indica proprio una volontà di coprire gli autori di questo delitto. Perché? Perché si tratta, come succede, sento dire che succede da quelle parti, di delitti di Stato, cioè organizzati da corpi separati che sono che godono di una completa libertà di azione e di una completa impunità. Quello che noi vogliamo sapere è di che si tratta. Se non ci arriveremo a questa verità, che cosa potremmo fare? Dimenticare questo giovane e con lui tutte le persone che subiscono tortura. Noi dobbiamo continuare a battere i nostri piedi su questo selciato, continuare a farci sentire, essere presenti, perché noi siamo la domanda e esigiamo la risposta. Grazie, grazie, è rivenuta.